Chi è la prima? Allora, Nicoletta, ti sto scorrendo, non ti trovo, ma... Ah, eccola. Nicoletta. Ciao Graziella, andiamo un po'. Rosy, Graziella, buongiorno Rosy, buongiorno a voi. Subito pronte, Manuela, grazie, ciao. Maria Grazia, ora vi saluto tutte, Monica. Rita, ciao carissima. Gianluco, Gianluca, sono... Ah, Laura, la mamma di Jacopo, sì. Graziella, Desi, bello. Ora vediamo un po' se riusciamo a fare entrare Nicoletta. Che ho già fatto la richiesta, Nicoletta. Nicoletta, ti ho fatto la richiesta, guarda. Nicoletta, devi entrare, eh? Metti un commento qualsiasi. Metti un commento, Nicoletta, altrimenti non ti posso far entrare. Vediamo un po', provo da me. No, Sara, per piacere, ti devo levare perché altrimenti non mi entra Nicoletta, scusami. Ma è che non ti voglio, che la diretta la devo fare con Nicoletta. Ciao Federica. Ora vediamo un po'. Sara Baragiola. Ti puoi depennare per piacere, altrimenti non posso far entrare Nicoletta. Eccola. Nicoletta, aggiungi. Aggiungi. Nicoletta, ti ho aggiunto. Ecco, aggiunta in corso. Senza Dovremmo Nicoletta, esserci. eccola, senza Eccoci, Nicoletta non eccoci. vado da nessuna parte, ho detto. Buongiorno a tutti e buon convegno. Come state? Ciao Tutto carissima. bene? Nel mezzo mettiamo subito Gianluigi e poi dopo E il libro. E il dopo libro. lo rimettiamo qui davanti, che tanto anche se non lo vediamo, lo sapete tutti che è qui con noi, guarda. Come sei piena di luce, Anna Maria, oggi? Guarda, strano, mi è venuto una... Di solito sono al buio, invece oggi guarda lì che luce che c'è, È incredibile. vero, è vero. Forse perché è mattina, chissà. Ma non Non lo si sa. so, Non non si si sa. sa. I misteri Bene, di... allora. Bello, ci sono già 60 amiche che sono molto felice. Che nonostante sia di mattina, meno male che è domenica Sì, in e quindi non effetti perché siete a lavorare. è vero, nonostante sia domenica, è vero, una cosa incredibile, sì. Benissimo, allora. Anna Maria, in questo convegno vogliamo magari illustrare alle persone un pochettino chi sei tu, chi è Gianluigi, ecco, No, giusto chi è per farci Gianluigi? conoscere. Chi non lo Io conosce? sono solo un'intermediaria privilegiata, sì, molto privilegiata, anche se questo privilegio mi viene da un dolore, niente, non ci metto mai l'aggettivo perché non ce ne sono aggettivi che possono rendere giustizia a questa parola, no? No. Ciao Monica, certo che avere
la consapevolezza, e penso che l'abbiate tutte voi che avete già sentito parlare di Gianluigi in tutte le nostre dirette, è sicuramente, come dice anche Nicoletta, un'anima molto elevata. Sarà perché andrà tra i ragazzi di luce. Coi tempi nostri, che non sono i tempi dell'oltre, questo lo sappiamo, ma sono già 30 anni che Gianluigi è nella luce. E quindi anch'io ho potuto in questi 30 anni fare un percorso di rinascita, ecco, chiamiamolo proprio così perché non si può chiamare diversamente. Se io penso a come ero prima di Gianluigi e come sono ora, sono rinata. Ho ancora tanta strada da fare. Dio. Dove vai? Ci sono, ci sono. Se mi scappa la Nicoletta, sono morta. È caduta tutta questa Tutti lambaradà. abbiamo tanta strada da fare perché sulla terra perfetto non diventerà mai nessuno. Nessuno sarà mai spirituale sulla terra. Stiamo in cammino, ecco. Siamo in cammino tutti Ora parla tu quanti. del nostro Gianluigi, via. Allora, Gianluigi, succede così. Allora, come tutti sanno, io sono una viaggiatrice astrale e quindi il mio talento è quello di andare viaggiare letteralmente o nel passato, o nel futuro o nell'aldilà. Insomma, io viaggio letteralmente, no? Mi è capitato di fare dei viaggi nell'oltre. E quando ho cominciato ad avere tante persone di là che aspettavano, no, di poter dare un messaggio alle persone invece di qua, ho incontrato questo ragazzo, perché non sono io che li chiami, io non ho questo talento di chiamarli, sono loro che vengono da me, ho incontrato questo ragazzo, ed è un ragazzo che non si può non notare perché senza nulla togliere agli altri, poi ognuno ha i suoi gusti, insomma, no, ecco. C'è chi a chi piace Richard Gere, c'è chi piace, che ne so, Brad Pitt, ecco. Io ho visto questo ragazzo moro, alto, in questa t-shirt bianca, molto luminosa, con questi pantaloni proprio estivi, no? Con questi occhi un po' tenebrosi, a dire la verità, questo capello bellissimo, un gragnocco, l'ho sempre chiamato così. Allora, ci siamo incontrati, lui ha dato il messaggio ad Anna Maria, era un messaggio importante, e era un messaggio che io non conoscevo Anna Maria, ma il messaggio era molto semplice, ma per lui era veramente importante darglielo. E io pensavo di essere, a dirvi la Ciao verità, Edel. una... Saluto Edel. Ciao Edel, pensavo di essere una privilegiata, no? Perché succede in questi casi? C'è molto, la spiritualità dovrebbe essere altruismo, invece, nella maggior parte di noi come esseri umani si ha una sorta come di ego importante, no? Che è quello dove che noi come medium, come persone che hanno che vivono queste cose qua, devono veramente combattere, perché un pochettino l'ego ci va nei fianchi, ecco come dico io, no? Ed è una cosa da combattere assolutamente. E io non ero immune, ovviamente, quindi ho pensato, oh, questo bel ragazzo, mamma mia, che parla con me, di qua e di là. Invece poi ho scoperto che Gianluigi è un ragazzo di tutti. Quindi va dove le persone hanno bisogno, ha creato con sua mamma questo libro meraviglioso, Il cielo mi aspettava, tramite una medium. Ed è un libro che racchiude in sé tutto quello che potrebbero essere i discorsi dell'oltre, no? Di come l'oltre, di come bisogna appunto fare. Quando io l'ho incontrato, lui mi ha detto: ho questo messaggio da dare a mia mamma. Il messaggio è questo: tutti i sacrifici che ha fatto la mia mamma si sono riversati nell'aldilà. E io sono salito veramente di grado, sono salito di piano. Ho detto, come salito di piano? E lui, con molta pazienza, mi ha fatto vedere un pochettino come era strutturato quello che era l'oltre, no? Quindi ci sono tanti animali, tantissimi animali, ci sono tantissimi bambini non nati, e lui sta in un luogo, fate conto, io per riuscire a farmi capire bene,
perché non sono brava purtroppo nel descrivere, sono molto brava a guardare ma non nel descrivere. È come se l'aldilà fosse un palazzo meraviglioso dove ad esempio ci sono, c'è il primo piano e poi c'è il secondo piano, il terzo piano, i livelli, no? Ecco, quindi giustamente mi ha fatto capire che ci sono alcune persone che magari si devono ancora un po' adattare, si devono ambientare tutto e stanno al primo piano che guardano, no? Osservano. Ecco, io ad esempio con queste persone che arrivano da poco faccio un po' fatica a parlare, quindi perché loro urlano, Nicoletta, io cosa c'è? Cosa hai detto? Cioè, non vi sento. Invece Gianluigi che stava al terzo piano e poi è andato al sesto livello, un livello nel quale lui può aiutare le persone, nel quale la sua, diciamo, la sua dote primaria è quella di diventare una specie di portinaio, no? Come dico sempre io. Quindi io lo vedo sempre con una specie di cancello bianco, piccolino, basso. E lui, quando facciamo le dirette e tutto, essendo che ci sono molte persone di là e molte persone anche di qua, cosa fa? Lui fa passare, ci parla, chiacchiera e poi fa passare quelle che, secondo il suo giudizio, che è un giudizio d'amore, assolutamente d'amore. In quel momento possono dare il messaggio, a discapito magari di altre che le fanno arrivare in un altro momento, oppure con un'altra medium, perché non è detto che debba essere io, cioè ce ne sono tantissime, no? Giustamente, quindi magari in quel Ce ne momento sono Nicoletta, esatto, tante, è Nicoletta non è incredibile. adatta e allora va da un'altra parte. Graziella Tucci, che è una nostra ascoltatrice. Tramite Gianluigi mi ha fatto un quadro che io ritengo veramente straordinario perché ha messo sulla tela quello che io vedo nell'oltre. Quindi noi abbiamo due cose da far vedere essenziali. Il libro di Gianluigi, che è questo, dove Il cielo mi aspettava, dice appunto, fa il racconto di Gianluigi, ma vuole essere parola per parola quello che un ragazzo trasmette dall'oltre. E sono tutte parole talmente d'amore che rendono Gianluigi il qui e ora, cioè reale. Come dicevamo con Anna Maria, spesso accade, spesso volentieri accade che dicono: ah, c'è la diretta con Anna Maria e Nicoletta, wow! E Gianluigi dov'è? Perché ne parliamo come lui è qui, perché lui è qui e si manifesta come si manifestano, grazie anche alla sua intercessione, tante altre persone. Scusati Ecco se ti questo. interrompo, Nicoletta, ti Prego. interrompo un attimo solo. Anche due. No, perché stai parlando del libro. Allora vi volevo dire questo. Gianluigi mi ha detto, voi avete il libro della verità che vi abbiamo dato. Tu, mamma, sai benissimo che è la voce della luce. È il dono più grande che avete da un figlio alla madre. Ascoltatelo, leggetelo. Non c'è verità più grande. E poi aveva aggiunto, ti basterebbe mamma leggermi e rileggermi. Non hai bisogno d'altro. Allora io, allora ascolta, allora io le ho chiesto, allora non ho più necessità di leggere la Bibbia. E allora senti cosa mi ha risposto. Ti vuoi incatenare o preferisci volare? È bellissimo, sì, è La bellissimo. sua ironia è sempre ti vuoi incatenare o vuoi volare? Quindi È la Bibbia bellissimo. La va Bibbia letta va con la letta, il capacità che Vangelo. abbiamo ora di interpretarla anche in maniera diversa. Guarda, ieri mi è capitato di andare, ho fatto la madrina a mia nipote. Era da un po', giusto per la pandemia, che non andavo, io sono di religione cattolica, che non andavo in chiesa, no? Ci sono andata con un altro spirito. Ho cominciato a guardare la chiesa, i dipinti, tutto in maniera molto diversa, no? E mi sono accorta di quanto le religioni siano comuni a noi e come riusciamo a interpretarle meglio. Tutti questi angioletti che vediamo nelle chiese non sono altro che bambini mai nati che sono
veramente degli angioletti e sono raffigurati come dei piccoli bambini, no? Il fatto di dire scende lo Spirito Santo su di certo, perché l'energia cristica, che noi adesso la chiamiamo così, sappiamo com'è, ma all'epoca era giusto chiamarla con una definizione che tutti potevano imparare. E diciamo molte cose, ad esempio, a me Gianluigi me le ha insegnate, ecco, parlando proprio dell'oltre. Ah, a proposito, il quadro, ecco il quadro. Allora, il quadro che voi vedete, guardate, vedete, ci siete, lo vedete? Dovete sapere che io ho perso una gattina. Guardate dov'è. È una gattina nera. Si chiamava Cindy. Ecco il quadro che mi ha fatto. Non poteva saperlo, Graziella. Guardate questo angelo. Ecco, gli angeli io li vedo esattamente così. E Gianluigi io lo vedo in questa forma. Ci sono sempre delle forme, delle specie di scale, come se fossero dei piani, no? Cioè i piani che io vedo. A ogni piano è collegata una scala e a ogni piano c'è questa luce meravigliosa. E questo è il contorno che io vedo nell'oltre. Gianluigi sta qua e qua arrivano tutte le persone, parlano con lui, poi lui apre una sorta di cancello, che lo possiamo vedere anche qua in forma di fiore, e li fa entrare e passare da me. Non è il quadro, ma è quello che trasmette, che me lo fa vedere bello. E vi volevo allora dire quello che ha detto lui quando questa nostra amica ha incominciato così di punto in bianco a sentire il desiderio di prendere i colori che poi tra l'altro gli ha regalato una nostra amica, una nostra comune amica, e ha incominciato a dipingere senza sapere che cosa poteva saltare fuori, non con un'idea precisa, come quando uno si mette a dipingere, non so, i girasoli piuttosto che le rose, ha in mente il fiore, no? Lo visualizza dentro di sé. E allora chiesi a Gianluigi che cosa stava facendo e mi rispose, e questo vale per tutte, che a lui nulla sfugge di qualsiasi pensiero noi abbiamo verso di lui. Tutte le persone che si rivolgono a lui con un pensiero piccolo, con un pensiero grande, lui ascolta assolutamente tutti. Vero. E poi rivolgendosi a lei, e ve lo leggo, dice: tu mi senti perché ti sono vicino spesso e guido la tua mano per creare la bellezza che dimostra che Dio è più che generoso perdonarvi profumi inebrianti, colori che fanno gioire la vostra anima. Mentre la tua mano si muove, sei parte dell'universo e ne percepisci la bellezza. Con gratitudine ringrazia sempre. Con tutto un brivido. Tutto ciò che viene da Dio è sublime. Senti quanta gioia ti dà sentirti in contatto con la natura che tutto dona senza chiedere nulla. Un fiore per te. Poi ha disegnato un fiore. Vero. E quindi auguri È stato perché tu possa sì. proseguire sempre in questo cammino meraviglioso, perché ogni quadro che fai è un dono che poi donerai alle persone. Infatti lei li dona senza avere niente in cambio. È vero, sì, Come il una mio cosa libro, tutto in meravigliosa, sì. beneficenza. Esatto. Parliamo, ecco, se possiamo, di quello che è appunto questo discorso di amore. Mi vorrei agganciare a questo, Anna Maria, per ribadire un concetto che magari noi diciamo sempre, però essendo che siamo qua in convegno, magari ci sono altre persone nuove che ci ascoltano, che hanno, come tutte le persone nell'oltre. E si chiedono come mai non hanno segnali, come mai non hanno messaggi, perché a me non viene mai di sentire qualcuno, gli altri sento invece che arrivano, me no, ma come mai? Ecco, questi pensieri comunque tristi, no? Perché giustamente ci sono. E quindi possiamo dire come è accaduto che tu hai potuto
sentire il tuo bimbo, Anna Maria. Il percorso penso che sia un po' uguale a tutte le mamme che purtroppo si affacciano ora e che sono tante, perché Gianluigi dice che sono i ragazzi giovani che salveranno la terra insieme alle loro madri. È come se facessero un cerchio di luce intorno alla terra per proteggerla. L'inizio è stato 30 anni fa, non si parlava, non c'era Facebook, non È c'erano vero, tra comunicazioni, l'altro. quindi era molto più difficile. L'unica cosa che mi era accaduta, io di comunicazioni non ne sapevo niente, mi aveva mandato lui a vedere il film Ghost, che la cosa mi aveva meravigliato anche tanto, perché i miei figli andavano al cinema, io e mio marito no. E, piuttosto si andava a mangiare fuori, ecco, per dire la verità, eravamo più pratici, più terreni. E lui insistette tanto e allora un giorno dissi con mio marito: Gianluigi, quando io chiedo qualcosa a Gianluigi, lui me la fa immediatamente. Era proprio il suo carattere, non che fosse migliore degli altri figli, però nella sua natura, la sua natura era quella. Se io gli dicevo tagliami l'erba, tranquilla che prima di sera l'erba del giardino era tagliata. Fantastica. Sì. E allora dissi a mio marito: andiamo, perché non è giusto, si rimane male. E lui non ci chiede mai nulla. E sicché si andò a vedere questo film e quando tornavi dissi: certo, Gianluigi, che per un genitore che ha perso un figlio, come ero lungimirante, sarebbe veramente una grande consolazione. E poi ho saputo dai suoi amici che lui invitava tutti i suoi amici ad andare a vedere quel film. Quindi si vede che la sua coscienza, il suo, io la chiamo coscienza, insomma, quello che abbiamo dentro di noi che a volte non ascoltiamo è potente. Lui ha ascoltato qualcosa che gli è venuto da dentro di lui. E quindi mi girava sempre questa cosa. E poi conobbi una mamma che era andata al convegno di Cattolica e che mi trascinò a quel convegno. E da lì ricevetti un messaggio che io non capii assolutamente perché era un messaggio spirituale. Solo alla fine lui mi aveva detto: aiuterai le altre mamme. Il tuo compito nella tua vita sarà quello. Figuratevi voi se io potevo immaginare nella situazione in cui ero, rasa al suolo, se potevo capire una cosa di... L'unica cosa, pensate, che capii di quel messaggio è che questa signora era piemontese e nel messaggio mi disse: il tuo bimbo, allora ho detto allora è Gianluigi, perché il tuo bimbo si dice in Toscana, no? Quella fu l'unica cosa che mi poteva testimoniare che era lui. Per il resto nulla, non mi ero resa conto. Quindi incominciai poi ad andare da altri medium, da un medium inglese, e che mi dette veramente lui delle conferme molto pratiche. Mi disse, andai una domenica, mi disse, ieri lei era in cucina e piangeva e suo figlio era lì che gli diceva: mamma, prendi un caffè che io sono qui con te. E io Mamma stavo mia. facendo la pasta e quando facevo la pasta fatta in casa gli facevo: Gianluigi, se sposi una toscana scordatela la pasta che ti piace tanto. Quindi visto i ricordi che... E lui mi confermò questa cosa. Da lì, da queste conferme, presi coraggio, incominciai ad andare ai vari congressi e poi due amici di Gianluigi mi portarono in un gruppo, quindi mi fidai perché dissi: se loro che hanno 20 anni come Gianluigi ci credono, ci devo credere anch'io. E una sera la guida ci disse che potevamo provare con la scrittura, eravamo protetti perché bisogna sempre chiedere la protezione, essere sicuri di essere protetti. Perché vedi, ci sono tante persone, Nicoletta, tu lo sai anche, che magari si avvicinano a questi strumenti che ci collegano con l'oltre. E magari dicono, viene un'entità un po' burlona, voglio di scherzare. No,
non devono, non hanno voglia di Non scherzare. hanno, esatto. Assolutamente. Parlare con l'oltre è di una serietà, di una, non so neanche come chiamarla, bisogna essere corretti, bisogna essere educati, bisogna essere rispettosi. Ecco, la parola chiave è avere il rispetto, perché ci stiamo avvicinando a un mondo speciale, al mondo di Dio, al mondo reale di Dio. Quindi dobbiamo chiedere con umiltà, ringraziare sempre ed accettare con gratitudine non quello che desideriamo, ma qualsiasi cosa ci viene, perché ci arriva sempre quello di cui abbiamo bisogno, non quello che è contingente a un momento preciso della nostra vita. Esatto. E quindi E questa è la infatti, come cosa molto dicevamo all'inizio, importante che sì. voglio sempre dire. È vero, Anna Maria. Concordo, perché penso che sia nella parte della spiritualità, come dicevamo all'inizio, è l'egoismo la parte più difficile da debellare, sia da parte di chi opera nella spiritualità, sia da chi riceve la spiritualità. Facciamo un esempio pratico, eh? Io come medium posso dire: ah, perché Gianluigi è andato da lei e non da me? Questa è una forma di egoismo. La persona che ha qualcuno nell'oltre può dire: ah, perché non mi stai dando un messaggio, Gianluigi? Perché a me no? Oppure perché a me non danno messaggi e alle altre sì? Queste sono delle forme di egoismo. Io sono di una felicità quando vado agli altri. Proprio Anch'io. a parte con te, che è una Vabbè, che cosa, c'entra? è Ma un come per dono di tutti. quelli mega galattici. Con tutti, Ma no? quando, ad esempio, faccio la diretta e Gianluigi dà queste dimostrazioni pratiche della sua esistenza, che magari fa cadere i petali dei girasoli che ho Sì. dietro. Oppure quando fa particolari forme nella fiamma. Una delle Esatto. prime conferme le ho avute da Slavi, Esatto. sicché ero Slavi che mi ha mandato le foto col cerchietto per Me lo farmi ricordo. vedere cosa lei vedeva lì nel fuoco. Oppure magari è andata a trovare Agnese Rettizelli, che gli era appena arrivato il libro, l'ha aperto. Aveva intenzione di fare una diretta con un determinato argomento, apre il libro e gli viene là. E Lui certo. approfitta sempre di queste casualità, che non sono casualità, per confermare che lui è il girasole di tutti quelli che gli vogliono bene. Come ha aiutato Graziella, come è andato da Katia Silvestri, da Paola Musa, ora ne Sì, dimenticherò sicuramente Siamo talmente tante, tante, Anna Maria, per non ma parlare dell'oltre, perché tu mi parli della vita reale, dove lui va a contattare le persone. Io invece posso dirti quante persone lui ha contattato di là, che stanno di là, che le insegna come lui ha imparato a dare, come dare dei messaggi, come far capire alle persone che loro esistono. Quando c'è, ad esempio, un figlio, non voglio dire figlio perché è un dolore molto grande, parliamo di un'altra persona. Quando c'è un nostro caro nell'oltre, quando c'è questo cancello, io capisco, percepisco che con Gianluigi si dicono: ma cosa dovrei fare? Come devo fare? E allora lui gli dice: prova a fargli vedere questo, prova a fargli vedere quell'altro. Quindi passa questo messaggio e la persona magari. Perché gli fanno vedere delle cose strane, tipo i sassolini di scoglio, che alle volte dice: mamma mia, che cosa difficile! Però poi le trovano. A me è sempre fatto effetto, lo dirò sempre, una delle tante cose che mi ha fatto più effetto in assoluto, che mi ha proprio commosso in una maniera enorme. Questo signore passa e fa vedere tanti cuori. Saranno banali i cuori. Ma io ho detto: oh, come sono banali i cuori. No, c'era Gianluigi che mi faceva, come dire, non sono banali. E dicevo: ma sono banali i cuori.
E lui continuava a dire no, e io continuavo a dire di sì. Insomma, c'era una diatriba tra me e Gianluigi su questa storia di questo signore che mandava sti cuori. Io ho detto, ma questo signore non può mandare qualcos'altro a sua figlia? Proprio i cuori? Perché i cuori li vediamo tutti, bene o male, no? Allora, ti parlo veloce perché mi commuovo questa cosa. La signora in questione mi ha mandato un messaggio privato, perché io non amo la pubblicità in queste cose. Nel letto in cui il suo papà è mancato, che erano solo loro due, aveva la coperta piena di cuori disegnati. E lo sapeva solo lei e il suo papà. Quindi, mentre per me la parte del cuore era così banale, per la figlia era il massimo, perché era la coperta che aveva suo papà nel letto dove poi è mancato. E aveva tutti i cuori disegnati. Ed era un loro tramite bellissimo. E quindi sapere che comunque c'è questo. Poi c'è da dire anche un'altra cosa, Anna Maria, perché alle volte si pensa sempre un po' male. Di là tu hai ragione, c'è una sacralità immensa, c'è una luce cristica enorme. Però quando le persone vanno di là, anche i medium, i viaggiatori, saranno tutti d'accordo con me. Ci viene da sorridere, non è perché noi non abbiamo rispetto, ma cantate al Signore un canto nuovo. Cosa significa questa frase? Significa che di là sono canti, cantate, siate felici, approcciatevi all'oltre con la giusta sacralità, ma anche con la felicità, con l'amore. Perché solamente queste due emozioni vi avvicinano all'oltre. Senza è impossibile. Vero, Anna Maria? Sì. Senza il vero Comunque impossibile. quando faccio le dirette io dico Gianluigi, guarda, anche se solo ne aiutiamo una, io sono Già. strafelice. Quando invece seguo le tue, alla fine non faccio che ringraziare, 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 perché ne aiuta talmente tante che la commozione è proprio, e la Io gratitudine è enorme. lo faccio Gratitudine. come Dobbiamo sempre essere grati per lo fanno tutti e che questi abbiamo doni. trovato magari un po' di sintonia perché di tanto parliamo, perché io di là vedo che loro parlano, alle volte discutono, alle volte pettegolano, che mi ha fatto morire da ridere l'ultima volta che pettegolavano. Ho detto, ma non è possibile, c'era un sacco di persone di qua, un sacco di persone di là. No, ero lì che aspettava il suo turno e si era messa a pettegolare. È un modo carino per dirvelo, però è come per trasmettervi, se posso, il fatto che nell'oltre è appunto uno specchio di qua. Ed è una cosa bellissima, no? Non pensate che sia poi così diverso. Certo, si muovono le energie, tutto è molto più splendido. Ma siamo noi che nella nostra essenza, siamo noi nel nostro carattere un po' rimane. Cioè, se una persona è una donna che ha fretta e furia, di là arriva in fretta e furia. Che appunto Gianluigi dice, no, aspetta, è il tuo turno, ma io devo andare, devo fare, come era in vita? Ci sono ad esempio questi bambini che sono bambini magari che erano un po' dispettosi, e continuano a essere dispettosi perché loro si fanno riconoscere così. Fanno i dispetti alla mamma, le tirano le orecchie, le fanno incastrare i capelli da tutte le parti, la fanno poi inciampare. Cioè, è veramente una cosa meravigliosa. Ma per riuscire a sentirli, abbiate amore dentro di voi e cercate di trovare in qualche modo un po' di serenità, un po' di felicità. Fate, ecco, un po' Dovete di trovarla. meditazione, che la Ah, ecco, Anna meditazione, Maria. aiuta tantissimo a calmare la mente, perché la mente Gianluigi mi ha brontolato una volta perché mi ha detto ci metterei in testa tanti coperchi, mamma, perché la tua mente salta sempre, dà ragione. Invece se voi mettete, perché credo che qualcuno abbia fatto questa domanda, ma vedo male, perché c'è questa luce. Ti Se noi siamo sempre con mille pensieri, il dolore,
eccetera, alziamo proprio un muro. Invece con la meditazione rilassiamo la mente e i doni arrivano a tutte voi, perché i nostri ragazzi di luce, magari Gianluigi, vi ho detto, è andato via tanti anni fa, quindi lui, come dice Nicoletta, è più elevato perché ha avuto i suoi tempi, no? E quindi è in grado di dare più manifestazioni, ma nei pochi o tanti vi arrivano a tutte, tutte. Io sono felicissima quando sento che queste mamme vedono cuori, monetine, di tutto, di tutto. E poi è bello, Nicoletta, perché in questo momento io noto, a parte il nostro gruppo di Ponti di Luce, che è fantastico, la parola stessa, Ponti di Luce, Sì, ci unisce, luce. rappresenta proprio la terra e il cielo che sono tutt'uno, ed è un concetto fondamentale questo, no? Ce lo stanno dimostrando proprio i nostri ragazzi che sono nell'oltre. C'è Letizia Fini che ogni giorno trova Sì. cuori dappertutto, per strada, nei sassi, come lei e tante altre, no? Ora mi è venuta in mente perché l'ho vista nei commenti. E quindi il nostro gruppo di Ponti di Luce è una grandissima unità, e l'unità rappresenta l'universo, rappresenta il tutto. E poi ora sono nati all'interno anche di Ponti di Luce degli altri piccoli gruppi, ed è bellissimo perché si può, tutti interagiamo. C'è il gruppo delle mamme, c'è il gruppo delle preghiere, ci sono diversi gruppi, però ecco la cosa a cui dobbiamo tendere tutti, che questi gruppi debbano essere poi uniti tra di loro, interagire tra Esatto, di loro, esatto, esatto. perché dobbiamo, noi che abbiamo capito più di altri, non perché siamo privilegiate, ma perché, ho detto, il mio percorso è da 30 anni che lo sto facendo, quindi Certo. qualcosina in più, certamente, l'ho interiorizzata, ma la cosa fondamentale è sempre quella che dobbiamo essere un tutt'uno, e che è tutto quello che ci accade nella vita, tutti gli inciampi che abbiamo sono i nostri maestri. Nicoletta, ti Vero. posso rubare 5 minuti? Dopo ti posso raccontare la cosa della mia nipotina? Sì, ma a questo proposito volevo solo fare una piccola Dimmi, dimmi. risposta a una nostra Bravo. spettatrice che dice: ma è ovvio che ci sia amore da parte di chi cerca un contatto. Volevo solo fare questa precisazione. È ovvio che noi abbiamo tanto amore da parte di chi andiamo nell'oltre. Ma è molto difficile per noi cercare di avere solo grande amore e non avere quel dolore o quella voglia spasmodica di sentirli, perché questo rende noi leggermente più, passatemi il termine, egoisti e li allontana un po'. Non so se mi sono spiegata bene, Anna Maria, del mio Eh sì, concetto. Ok, era soprattutto il semplicemente dolore questo. frena, e È il quindi dolore, è ovvio che tutti li amiamo di là. dobbiamo avere pazienza e cercare, prima di attraversarlo, uso sempre questa parola, di attraversare questo dolore per avere più speranza, per avere più pace nel cuore. E dopo arriva anche la possibilità di utilizzare la scrittura piuttosto che la metafonia, piuttosto che il tabellone. Insomma, io conosco solo la scrittura, non conosco altro. Perché non è facile, ovviamente, questa signora dice non è facile, ma noi stiamo parlando con Anna Maria Squeri che ha Gianluigi nell'oltre, quindi come tutte le mamme, non si può descrivere questo dolore, è un dolore che ci si deve abituare, non è un dolore che può passare. Ci si Con questo, convive, ci per si forza, ti convive. manca un pezzo di braccio e Eh con sì, quello devi andare avanti. ci si Allora, Anna convive. Maria, ascoltiamo questa invece questa bellissima No, mi nipotina. piaceva tanto dirvi questa cosa. Siccome avevo letto, siccome sto facendo il secondo libro,
ispirazione di Nicoletta, Nicoletta un giorno mi disse che avrei dovuto scrivere un libro. E io ho detto, ma ho fatto tanta fatica a scrivere il primo, come faccio a scrivere il secondo? Nel cielo della Sardegna ci sono, oddio che bello, Elga ci sta dicendo dalla Sardegna che mentre parliamo ci sono tanti cuori nel cielo. Oddio che meraviglia, Elga. Guarda, sono un Meraviglia, Elga. brivido in tutto il corpo. Gianluigi che è sempre qui. E allora, niente, poi mi ha dato... rileggendo, perché io arrivo sempre dopo, voi sapete che ho questa quantità di quaderni dove ho scritto tutto quello che la mia meravigliosa amica Concetta mi ha detto nel nostro gruppo che avevamo qui, che ora Concetta è ritornata a Johannesburg, quindi noi siamo rimaste senza la nostra stampella. Però si è aperto questo gruppo su Facebook, vedete, si finisce una cosa e ricomincia un'altra. Avevo letto qualche giorno prima questa frase di Gianluigi: non vi accorgete del bene che avete, vi accorgete del bene che avete solo quando vi accorgete di averlo perso. Dopo 2 o 3 giorni il mio suocero mi manda delle foto. Era il compleanno della mia consuocera, quindi della nonna della mia bimba, che ha l'Alzheimer. E questa bimba, sentite cosa scrive. Ecco, non so se riuscirò a leggere. Una bimba di 11 anni. Non so se odiare o amare l'Alzheimer. Ti ha praticamente impedito di vedermi crescere, nonna. Io lo amo perché senza di lui non avrei capito il valore di una nonna come te. Non avrei pensato quanto valevi veramente, a quanto eri importante per me parlare con una persona che ti capisce, che ti ascolta, che ti comprende e che ti intuisce. Sei stata una delle persone che mi ha aiutato a farmi diventare ciò che sono. Ecco, a 11 anni lei ha capito il valore dell'amore. E ve l'ho E il letto, valore della sofferenza il valore e della sofferenza. il perché della malattia. Esatto. E perché In del poche dolore. parole, in tutto, ha capito l'essenza stessa della vita terrena. Io ve l'ho letto perché da bambini siamo ascoltate di bambini, Pure. perché sono anime pure, che dici, sono loro i nostri insegnanti, sono loro. E dopo crescendo perdiamo purtroppo questa bellezza del cuore. Esatto, E lei è è proprio così. stato... Questa bimba ha un'anima veramente elevata, perché è andata al di là del dolore, al di là della malattia, non si è mai chiesta perché in effetti mi ha fatto venire in mente anche una parte più importante ancora. Perché fare le domande? Sì, Cioè, la bimba non dice mai contro alla malattia, ma ha solo da ascoltare, imparare e ringraziare di questa parte brutta, no? Quindi quando cerchiamo le persone nell'oltre, non facciamo la domanda perché non ricevo messaggi, ma piuttosto facciamo la domanda in contraria. Ti mando io un messaggio a te che so che tu mi ascolti, perché non c'è bisogno della risposta, perché la risposta noi la conosciamo già dentro il nostro cuore. State bene, certo che stanno bene, sono nell'oltre, ma non mi mandano un messaggio, non vedono come io sono disperata, come mi sto struggendo dal dolore. Possibile che loro non lo vedono di là e non mi mandano un messaggio di conforto. Questa è la forma di egoismo più grande al mondo. poi arrivano Perché quando meno ci aspettiamo. quando arrivano?
quando abbiamo aperto il nostro cuore. Sì. È certo, perché a quel punto siamo noi predisposti, perché se noi ci mettiamo veramente in ascolto, veramente, Anna Maria, io penso che come questa bimba meravigliosa, lei è in ascolto e ha fatto un ringraziamento, come lo fa anche, come dice sempre anche Gianluigi, infatti la nipote, la famiglia quella. Però in effetti è proprio così, mettiamoci in ascolto. Cioè, se io penso, no, che sto tanto, tanto, tanto male, come mi è successo, soffro tantissimo, mi manca la mamma da morire, io avevo poi la mamma medium, ma come mai non mi manda messaggi? Proprio a me, e io che ho la mamma medium. Non mi vede la disperazione, sono stata molto male con la mamma, quando mi è mancata mia mamma. Come mai non mi arriva un messaggio? Perché? Allora la domanda sarebbe, ma perché? Cioè, dimmi perché. Cioè, secondo te mia mamma non la conosci bene, perché dopo ci ho pensato, secondo te mia mamma mi fa soffrire? No. Se fossi in vita mi farebbe soffrire? No. Cioè, se non mi manda un messaggio è perché io non riesco ad ascoltarla. Forse lei sta urlando e sta cercando in tutti i modi. Allora, cerchiamo di abbassare la nostra forma di dolore, di egoismo feroce che proviene da questo grande distacco. E mettiamoci in ascolto come questa bimba meravigliosa e ascoltiamo questo dolore grande di vedere una nonna con l'Alzheimer. Cioè, non è che stiamo parlando di una malattia che è seduta e poverina c'è male alle gambe. L'Alzheimer è una bruttissima malattia perché distorce anche il viso, distorce i pensieri. Gli occhi diventano vitrei, non è bello da vedere, non è una bella vedere. E malgrado questo non bel vedere, che è paurosissimo anche, se permettete, questa bambina che è riuscita ad andare oltre questo, non ha detto, ma perché gli è venuto questa mia nonna, che io ho una nonna meravigliosa, non l'ha detto, non gli è venuto neanche in mente. Prendiamo esempio da questa ragazza, questa bambina. Come da Gianluigi, che ovviamente essendo nell'oltre è uguale perché lui è orgoglioso di questo, ovviamente. Prendiamo esempio, lei non dice perché proprio a questa donna è successo una malattia così brutta che era una nonna meravigliosa, ma addirittura ringrazia la malattia perché le permette di capire meglio il valore di questa donna. Che l'ha fatta Questa, diventare quella che che l'ha fatta diventare quella che è. Questo è quello che chiamo io il regno di Dio sulla terra. Quando ci, diciamo il Padre nostro, no? Domenica, permettetemi, sono cattolica, diciamo, venga il tuo regno. Questo è il suo regno. Il regno di Dio sulla terra è questo, perché di là c'è già. Quando noi diciamo venga il tuo regno, ecco, vengano questi pensieri, vengano questi atteggiamenti nel cuore di ogni uomo. E ce l'hanno i bambini perché i bambini, Anna Maria, sono puri. Il libro si chiama Il cielo mi aspettava e potete allora contattare Anna questo Maria su libro, Messenger. Te lo dico perché l'ho eh letto. sì, ascolta, volevo far vedere uno dei miracoli di Gianluigi perché io lo considero un miracolo. Allora guardate, questo è il nostro gruppo di preghiera dove c'è anche un sacerdote che è lì dietro che non si vede. Allora, la mia amica Concetta, che è questa qui seduta, è quella che poi ha dato origine al libro, perché lei è una medium, che va in trance e parla. Quindi ho estrapolato da tutto quello che ha detto per fare questo libro. E questa luce che voi vedete è quelle. Non ha questi raggi, è semplicemente una padellina tonda. E siccome Concetta il giorno dopo sarebbe partita per ritornare a Johannesburg, io ho fatto delle foto. Non ve le faccio vedere tutte. Questa è la penultima e incominciano a venire, nelle altre c'è solo la padellina tonda, questi raggi. Poi ho fatto la successiva, che è questa. E guardate che meraviglia. Si è formata
è andata via quella orizzontale, è rimasta. Guardate che croce meravigliosa sulla testa proprio di Concetta. E ricordatevela questa croce, perché Gianluigi ha detto che quando preghiamo dobbiamo sempre immaginare di avere questa croce luminosa sulla terra, sulla testa, sulla terra, sulla testa. E questo è stato uno dei più grandi doni che ci ha fatto. E qualche anno prima ci aveva detto: in questa stanza accadrà un fenomeno molto gradevole. E poi dopo 2 o 3 anni, ce l'aveva detto molto tempo prima, è arrivata questa croce meravigliosa che io trasmetto a tutte voi. E tu hai saputo di essere la mamma di tutte molto tempo prima da Ah, Gianluigi? Sì, sì. E perché noi ti chiamiamo tutti la mamma, no? lui me l'aveva In questo gruppo. detto, ma l'ho scoperto ora, l'ho scoperto ora, rileggendo. Rileggendo, ho detto: ma guarda, me l'aveva già detto tanto tempo fa, perché avrei il mio compito, come mi era stato detto proprio nel primo messaggio che avevo avuto, era quello di divulgare. Gianluigi dice: dovete essere tutte seminatrici di Dio, È anche vero, voi che ascoltate, chiaramente, no? è vero, è vero, sia di religione che no, perché la Perché siamo croce tutti è uno uguali. dei simboli più antichi al mondo, quindi Sì? sì, la croce sì, Ah, la la croce. croce sì, Croce, è il certo. simbolo più antico al mondo, uno Non dei più avevo, scusa, antichi al stavo mondo. leggendo e non avevo capito. Ok, Ah, per richiedere il libro. sì. Sì, ecco, se me lo chiedete, perché è un periodo che c'è tanta gente che ha bisogno di sostentamento. Quindi chiedetelo a me, non prendetelo su Amazon. No, sto rispondendo a Chiara, a Katia, sa che è tanto carina che mi Sì, pubblicizza sempre il libro, sì. è vero, è vero. Ma ormai le nostre Benissimo. amiche ce l'hanno un po' tutte, pubblicizzatelo voi alle vostre amiche, ecco. Non è solo per le mamme, ditelo sempre, è un percorso spirituale per tutti. Tutti. Non Monica voglio... No, Catalini ha abbiamo ancora detto: 5 minuti, chiacchiera un po' tempo. fate un augurio a mio marito che oggi compie 50 anni. Oh, Spero che che Gianluigi, bello! insomma, assolutamente sì, 50 anni. Allora, Auguroni per proprio, tutte le augurissimi. persone che sono nell'oltre, non si dovrebbe fare, ma ci mancherebbe un secondo, si può anche dire. Ovviamente, quando si parla di spiritualità, quando si parla dei nostri cari, loro arrivano, arrivano sempre. E di là con Gianluigi ci sono anche oggi, ovviamente, no? Quindi tutti voi, se potete, vi racchiudete in un piccolo silenzio, perché il silenzio esprime le parole più belle del mondo. È la più È un bella preghiera. cantico, sì, è un cantico il silenzio. Ascoltate, vedrete che ognuno di voi, in un certo qual modo, anche chi in forma più piccola, chi in forma più grande, dipende, ecco, dalla propria sensibilità e dal proprio senso di dolore, perché abbiamo detto che più dolore abbiamo e meno riusciamo, purtroppo, no? Ecco, vedrete che tutte voi avrete un po' di conforto, ascoltando con un brivido, un sussurrio, un piccolo vento. Un abbaiare, no? Perché vi ricordo che ci sono tantissimi animali di là, ovviamente, e Gianluigi ci gioca anche. Anche se ci sono, ce n'è uno che è molto dispettoso, che è tipo un cane bianco, piccolo, peloso, che è dispettoso, mamma mia, ma è dispettoso, non lo lascio in pace mai. E lui ride sempre, che dice basta. Perché anche lui, poveretto, vuol farsi sentire, no? Si vede che è stato tanto amato questo cagnolino, che si assomiglia tipo, può essere a grandi linee tra un maltese e un barboncino, a grandi linee, forse più un maltese, un po' più grande di un maltese, ecco. Comunque bianco, a pelo lungo, piccolo, ecco. E quindi c'è questo cagnolino che vuole salutare giustamente anche lui il convegno e che sta appunto giocando con Gianluigi. Questo per dirvi che là sono tutti molto gioiosi. Quindi, se vedete delle persone che quando parlano nell'oltre diventano giocose, non sono
superficiali, sono semplicemente felici perché trasmettono quello che è l'oltre. Quando noi vediamo un bellissimo tramonto, quando noi vediamo una bellissima alba, rimaniamo incantati, no? E non riusciamo a stare seri. Come si fa? Viene, ci strappa un sorriso, i colori della nostra vita ci strappano un sorriso. Di là questo sorriso è centuplicato e quindi se io centuplico il sorriso non posso fare altro che ridere. Sì, io sai perché sto ridendo? Dimmi Perché noi non tutto. ci siamo messe d'accordo su quello che dire. Abbiamo detto andiamo a braccio quando si parla di Ah, pianto. sì, è vero, è vero. Allora scusate, ma ce l'ho davanti. No, lo devo leggere. Vai. Eccomi, eccomi. Si gira, si canta, si prega, si spera, si suona. Si gioisce, si capisce di più, gioiendo nel bello. Scusate, ma non si. È incredibile. L'anima è più serena, più felice, si fanno tante cose importanti, quanto sole, quanta luce, quanta pace, splendore, quante parole, che belle le parole d'amore, superbe espressioni d'amore, ieri, oggi e domani. Io mi sfrego le mani, felice, felice come un bambino. Qui si incontrano i vostri sentimenti più belli. Allargate questo gruppo per arrivare all'amore universale. È coincidenza questa, Nicoletta. È il regno di Dio, è l'azione di Dio sulla terra che fa sì che Gianluigi riesca ad esprimere i suoi concetti e a far vedere che esiste un davvero su te che li hai scritti su un foglio che io non potevo sapere. Me l'avevo qui davanti. Sono rimasta anch'io, Anna Maria, a dire la verità. Ci credo. Cioè, stiamo Quindi parlando, vabbè. ricordatevi sempre il girasole che molti di voi, una volta una nostra amica disse, io abito a Torino e andando per strada ho visto un campo di girasole, io non so dove l'ha visto, come l'ha visto, ma molti di voi vedono i girasoli, ricordate sempre di regalare questo girasole mentalmente. Quando vi svegliate al mattino, regalando un girasole a una persona è come dire una preghiera, perché il girasole rappresenta l'amore. Ecco, io vorrei concludere, Anna Maria, se per te va bene, del perché il nostro convegno si è intitolato, tra quello di me e te, I girasoli di Gianluigi. Perché il girasole, se voi lo vedete, a parte che il girasole è uno dei fiori che piace a tutti, no? Però il girasole guarda solo dov'è il sole. Voi cercate. Come dice quella frase zen, non l'ho fatta io, è una frase zen, dice dirigetevi sempre dove c'è il sole e le ombre cadranno alle vostre spalle. Ok? Quindi il girasole, voi guardate sempre la luce e quando la luce non c'è, abbiate cura di chiudervi in voi Come un stessi, bocciolo, dice Gianluigi. come un bocciolo, e poi riapritevi. E girate dove c'è la luce, non guardate dove c'è il buio, non vi deve interessare. Voi guardate dove c'è la luce, tutto il resto va. E come dice Sant'Agostino, ama e poi fai quel che vuoi. Bene, signori, abbiamo finito la nostra oretta. Non ci resta che ringraziare tantissimo tutte le persone che questa mattina siete stati Grazie, veramente grazie tanti di per essere questo stati qui con me. convegno. Con noi, vi lasciamo Grazie a agli altri Gaetano. spettacolari relatori. Grazie a Gaetano che ha permesso A questo Silvia. A bellissimo convegno. A Silvia, meravigliosa Silvia. tutte le nostre amiche che ci sostengono nelle dirette. Esatto, sì, esatto. Ai quadri anche di Graziella Tucci, che è stata veramente meravigliosa, che oggi mi ha permesso di far capire un po' com'è l'estratto dell'aldilà. E a te, Anna Maria, specialmente, A che stai te. dando tanto conforto A te a perché tutte se le mamme. Gianluigi sceglie le No, persone, le sceglie ad hoc. io sono solamente Vuol un dire che c'è tramite. sintonia, no? Tra la Sì. sua e la tua. Beh, Però no, io l'ho considerato molto gnocco, semplicemente.
Ci siamo innamorati nell'oltre, in pratica. Tante commozioni in questa diretta, è stata fantastica. Spero sia stata altrettanto gratificante per tutte voi. Io vi saluto Grazie, insieme grazie al ancora. nostro Gianluigi, perché mi piace tanto quando Elena. voi dite il nostro Gianluigi, quando voi dite buongiorno a Anna Maria, Nicoletta e Gianluigi, E siete Gianluigi, sì, meravigliosi. sappiate che Gianluigi c'è, però si trova di là e che noi lo sentiamo qui, E come rappresenta sempre. tutti i ragazzi di luce, tutti, ognuno i Tutti. suoi compiti. Esatto, Ognuno i suoi esatto. compiti. Bene, Un allora. abbraccio a tutti, con l'abbraccio di Gianluigi come sempre. Buon proseguimento di Terra, convegno. terra e cielo. E buon convegno alle nostre amiche e a chi ascolterà. E grazie Ciao. Gaetano per tutto. Certo. Ciao ciao. Ciao.